Il Palermo vince e convince finalmente. Benvenuto al Palermo, lo dico in maniera simpatica, nel senso che finalmente si è visto un Palermo forse con un gap tecnico superiore alla Feralpi Salò, ma sicuramente non bisogna dare per scontato quello che è successo stasera, perché la Feralpi Salò a Parma aveva ben figurato la prima giornata, mi ricordo, aveva giocato veramente bene ed è quindi non bisogna dare per scontato quello che è successo, questo 3-0 rotondissimo che poteva essere anche più ampio poi verso la fine. Andiamo per ordine, mi è piaciuta molto la formazione iniziale, centrocampo, tecnico, moltissimo, mi è piaciuta l'idea di rimettere Stullers, forse la partita era quella giusta per riprovare a giocare a calcio, a giocare un po' più palla a terra, ma in realtà poi alla fine, anche se la manovra è stata comunque di qualità, diciamo che siamo stati pericolosi molto con le verticalizzazioni lunghe verso Brunori, comunque. È da lì che nascono i maggiori pericoli, più che con il gioco sulle fasce, sulle ali, no? Praticamente noi andiamo a vedere al decimo minuto, Brunori ha già subito la prima occasione per un verticalizzazione, lancio lungo verso Brunori che si presenta a tu per tu davanti la porta, sbaglia di pochissimo, un tiro potentissimo, veramente di poco al lato. Avrebbe bisogno di segnare questo ragazzo perché oggi si è mostrato un po' nervoso, forse comincia a sentire il peso delle 3 partite senza gol, ma noi lo aspettiamo. Matteo, non ti scoraggiare. Anche dopo ha avuto una grossa occasione quando dopo un errore di un difensore della Feralpi si è trovato a tu per tu col portiere avversario e aveva il tempo di avanzare e tirare, invece si è lasciato prendere dalla fretta e ha tirato una ciabatta addosso al portiere. Segno veramente di un po' di nervosismo. Secondo me Brunori ha bisogno di sbloccarsi al più presto e noi lo aspettiamo perché di certo Matteo non è in discussione in nessun modo. Detto questo, arriva sempre da una verticalizzazione il gol del Palermo perché anche se nasce da una respinta della difesa avversaria, la palla viene recuperata da Stewarts che serve Henderson, Henderson serve Insigne che si trova dove deve essere, tiro di prima. A giro sull'angolo opposto, gol bellissimo, esplosione nello stadio, Insigne segna il suo primo gol e mostra la qualità tecnica della squadra di Corini. Veramente abbiamo veramente a disposizione tantissimi giocatori fortissimi e dopo gli ultimi giorni di mercato ancora di più. E quindi il Palermo va in vantaggio, purtroppo poi c'è stato l'infortunio di Insigne per un dolore all'adduttore, è dovuto uscire, è entrato Valente, poi è venuta fuori un po' la Feralpi, ha avuto un'occasioncina, e quindi poi niente di particolare comunque. La Feralpi a me mi è sembrata sicuramente un po' deboluccia, sicuramente si è rinforzata un po' negli ultimi giorni di mercato, forse più avanti la vedremo un po' più significativamente forte, però diciamo che al momento viene da 4 sconfitte consecutive in partite ufficiali, non può essere un caso. Sicuramente ha qualche problemino c'è da risolvere. Però comunque, al netto di questo, il Palermo entra nel secondo tempo e c'è subito doccia fredda per il Feralpi Salò perché la pressione di Segre, che è veramente stata costante, oggi ha fatto un grande lavoro di pressione Segre, più che di inserimento. È la pressione di Brunori, poi di Segre, di Brunori sul portiere che lo porta a sbagliare. Segre recupera palla e poi serve l'inserimento di Stullers che tira forte sull'angolo opposto e segna finalmente il suo primo gol con la maglia del Palermo. Anche lui, il Palermo ha fatto 6 gol in questo campionato, tutti con marcatori diversi ed è veramente un grande valore aggiunto questa cosa. Stullers si sblocca, non segnava dal 2021, pensate un po', ed è 2-0, doccia fredda per la Feralpi Salò. Il Palermo poi tende un po' a gestire la partita e l'ha fatto con grande personalità, ragazzi, dietro non abbiamo rischiato quasi niente. C'è stata un'occasione, devo dire, pericolosa, dove c'è stata praticamente su un calcio di punizione smanacciata a vuoto di Biacelli, palla al centro con Cepitelli che ha avuto un'occasione nitida da gol, forse l'unico rischio veramente serio della partita per il Palermo, poi veramente il nulla cosmico e il Palermo ha mostrato una solidità difensiva importante, grande, grande menzione per
Mateiu, perché oggi ha fatto una partita di qualità, sia a livello difensivo sia di spinta. Si è fatto vedere in entrambe le fasi molto bene. Diciamo che dall'altra parte Aurelio sì bene, ma lo vorrei un po' più preciso nei cross, perché quasi tutti i suoi cross sono finiti addosso agli avversari. Però comunque la difesa in blocco promossa, così come tutta la squadra, centrocampo, attacco. Ragazzi, Di Mariano ha fatto una partita concreta. Di Mariano ha fatto una partita buona, di qualità, non ha sbagliato niente. Forse la concorrenza inizia, forse fa bene anche a Di Mariano. E a un certo punto, fra l'altro, c'è stato un momento nel secondo tempo in cui ha giocato molto più a destra che a sinistra. Si sono stati invertiti gli esterni, con Valente che giocava quindi a piedi invertito, forse per favorire il tiro anche di Valente, che ha avuto anche lui un'occasione insieme alle altre che sono arrivate nel secondo tempo. E diciamo che Brunori al 70esimo era veramente sfiduciato, un po' arrabbiato, lo vedevi con se stesso. Al 75esimo ho visto gli altri due cambi. Sono arrivati i due cambi. Prima sono entrati Lund e Vasic, ma poi sono arrivati praticamente i cambi di Soleri e di Francesco, che sono quelli che alla quale voglio, sulla quale voglio un attimino soffermarmi, perché comunque, vabbè, diciamo che Vasic è bene che abbia metta minuti sulle gambe, perché deve un attimino superare, no? Deve fare molta molta esperienza questo ragazzo ancora di campo, proprio qui a Renzo Barbera. È la sua prima da ufficiale, quindi diciamo. Però devo dire che la verità, mi aspettavo che stavolta entrasse Mancuso, perché Mancuso non era riuscito ad entrare a Reggio, non era, diciamo, non era riuscito entrare a Reggio, quindi mi aspettavo esordisse stavolta. Invece è entrato Soleri, che poi alla fine è stato comunque protagonista, e Di Francesco, che ha avuto anche lui la gioia dell'esordio, e non è una gioia casuale, perché su un'azione di contropiede arriva una bella manovra veloce tra Soleri, Di Francesco, e a un certo punto si vede proprio l'altruismo di Soleri, che è servito da Di Francesco, invece di tirare, la ridà a Di Francesco, meglio piazzato, che tira di prima e segna. Anche Di Francesco, alla sua prima partita, stavolta, proprio ai suoi primi minuti con la maglia del Palermo, segna il 3-0, e poi c'è anche il tempo di vedere il palo di Vasic. Questo per dire che il Palermo ha straromitato una partita fin troppo tranquilla. Quindi non ci esaltiamo tantissimo, ma va dato merito al Palermo di aver fatto una signora partita e di non aver messo mai a rischio niente, veramente nulla, mai dato al caso. Ogni pallone veniva, si lottava su ogni pallone, e veramente muro dietro, alzare proprio Saracinesca in difesa, Lucioni e Ceccaroni una certezza lì al centro, ovviamente. Adesso ad Ascoli mi aspetto. Ragazzi, ad Ascoli, comunque tutte quelle dopo la sosta, tutte le partite meritano veramente una concentrazione di questo tipo, perché è un campionato difficile e la vinci soltanto veramente pensando partita dopo partita. Quindi adesso si parla di veramente di aspettare e vedere cosa questo Palermo può dare. Innanzitutto complimenti veramente anche a Corini, perché quando bisogna farli, i complimenti vanno fatti. Ha tenuto unito il gruppo e ha costruito un bellissimo gruppo, e comunque i risultati sono alla sua, perché in questo momento il Palermo è a 7 punti, con una partita in meno. Il Parma ha pareggiato a Reggio, il Modena credo alla fine abbia vinto col Pisa, non lo so se è riuscito a vincere. Insomma, quindi attenzione anche al Modena. Come vedete, è un campionato in cui il Palermo sta cercando di, diciamo, avviarsi verso quelle posizioni lì. E adesso deve il difficile sta proprio rimanerci. Ragazzi, spero di non aver dimenticato nulla. Fatemi sapere cosa ne pensate, e ragazzi, forza Palermo sempre.